Intervistato dal settimanale Di Più, Marco Firpo, noto cavaliere di Uomini e Donne nonché ex di Gemma Galgani, è tornato a parlare del programma e di come sia cambiata la sua vita in questi ultimi mesi. Uomini e Donne? Mi hanno chiamato ma ho preso tempo. Ammette l'ex cavaliere del trono Over, che continua: prendere parte a quel programma mi ha consumato tante energie e per ora ho deciso di pensare ad altro. Più avanti si vedrà, ha ammesso Marco. Tanti cambiamenti nella vita di Marco Firpo che, infatti, ancora racconta, momentaneamente sono andato a vivere in Puglia. E aggiunge, ho lasciato la mia Liguria per seguire una serie di lavori su alcune case storiche che vorrei ristrutturare. Non ci resta che scoprire se deciderà di tornare davvero a Uomini e Donne per il nuovo anno. Gemma Galgani pronta a L Natale. Uomini e Donne tornerà in onda il prossimo 7 gennaio ripartendo proprio da Gemma Galgani e dal trono Over, ma fino a quel momento i fan non potranno far altro che seguire i propri beniamini sui social e nelle evoluzioni delle ultime registrazioni dell'anno. Proprio tra giovedì e venerdì i protagonisti del programma torneranno nello studio romano per una nuova registrazione di una maxi puntata che, a quanto pare, vedremo solo a fine gennaio. Sarà in quel momento che scopriremo com'è andato il Natale per Gemma e il suo Rocco, dopo l'ultimo riavvicinamento, e se i due sono stati insieme per le feste oppure no. La bella dama torinese sarebbe, a quel punto, ad una delle sue poche feste in compagnia di un uomo, cosa avrà pensato per lui e come saranno andate le cose? Il 2018 di Gemma Galgani tra Giorgio e Rocco. Guardando indietro, al 2018 che sta per concludersi, senza ombra di dubbio proprio Gemma Galgani è stata protagonista del trono Over di Uomini e Donne. La dama non si è risparmiata, in positivo e negativo, tra uomini, liti, rivelazioni e gli scontri, sempre più violenti, con Tina Cipollari. In questo 2018 la Galgani si è data da fare partendo da lontano, dagli ultimi scorci di relazione con Giorgio Manetti e arrivando fino a Rocco che, dopo un primo approccio, un allontanamento, e un riavvicinamento, sembrano davvero essere vicini e felici. Sarà un Natale pieno di passione per la bella Gemma? I fan lo sperano anche se non dimenticano i momenti cult del suo 2018 a cominciare proprio dal famoso colloquio con Giorgio Manetti, lo stesso che ha spinto poi il toscano ad andare via quando il clima in studio si è fatto pesante, e che ha fatto chiudere in lacrime la scorsa edizione alla dama torinese. L'unica speranza con lei sembrava essere proprio il neo arrivato, Rocco, che, da quando Uomini e Donne è ricominciato a settembre, ha occupato la scena per restarci. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.